Una nuova casa permanente per Geografia e Festival giunto alla sua sesta edizione ed evento di punta delle attività culturali organizzate dal Comune di Monfalcone. Come le navi che partono dai locali cantieri portando la conoscenza della città bisiaca in tutto il mondo, così il Festival vuole indagare il concetto di viaggio per meglio comprendere la società globale. Motivi salienti saranno diversi. Innanzitutto sicuramente la qualità degli autori che abbiamo portato ogni anno cresce sempre di più, ma soprattutto la possibilità di poter coinvolgere il mondo delle scuole. Le scuole quest'anno con un PCTO che avrà i 20 ragazzi dell'altro anno sommati agli altri 22 nuovi che quest'anno si uniranno. Altra grande possibilità, e che è un'opportunità per tutto il territorio, è quella della ricaduta che si ha in termini di presenze che possono sempre in qualche modo essere utili anche per le nostre attività commerciali. Una sesta edizione veramente straordinaria con dei nomi veramente molto importanti, l'abbiamo organizzata nel migliore dei modi ed è un corollario di qualcosa che si è spalmato durante tutto l'anno, perché anche con Aspettando Geografie nelle sei città dove noi siamo andati a promuovere durante tutto l'anno, quindi gli ex capoluoghi di provincia, Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste, ma anche le nostre realtà qui vicine locali, hanno dato un grande significato e quindi porteranno sicuramente un grande apporto anche dal punto di vista delle presenze. La sesta edizione di Monfalcone Geografie, promossa dal Comune di Monfalcone con Fondazione Pordenonelegge.it, dal 20 al 24 marzo prossimi avrà una nutrita serie di appuntamenti sotto la cura artistica di Gian Mario Villalta, Silvana Corbatto e Roberto Kovacs. Zaia, Poretti, Tamaro, abbiamo Biloslavo, abbiamo Magdi Allam, quindi nomi di rilievo importanti che comunque daranno una fortissima caratterizzazione anche relativamente alle questioni locali. Due sono i fili conduttori che però valgono per tutte quante le edizioni, sicuramente il rapporto con il territorio e quindi il mare, e quindi quest'anno ovviamente anche nell'Aspettando Geografie e in tutto quello che sarà l'edizione estiva di Geografie ci sarà la partenza di un battello direttamente dal punto più nord del Mar Mediterraneo, quindi del nostro Canal Valentinis, con delle presentazioni librarie dette anche Geografie sull'acqua, ma sicuramente anche per la questione amianto, che è sempre molto cara purtroppo, ahimè, per la nostra comunità.